Buongiorno. Tutti mi avete chiesto, Manuel, quando è che ci riporti allo stadio? Settembre, ragazzi. Facciamo intanto riscaldare la macchina. Settembre, perché agosto ho sempre il terrore. Io ho due grandi paure nella vita: perdere la valigia durante i viaggi, perché mi rovinano la vacanza. E il secondo terrore è perdermi una partita dell'Inter durante agosto, quando ci sono gli esodi sulla 14. Quindi è settembre, si ritorna allo stadio con una certa frequenza e quindi ci vediamo a San Siro. Ragazzi, autogrill, abbiamo fatto già 4.873 ore di viaggio, mi stanno anche per investire e niente, pieno di milanisti, le merdacce giocano in casa, tra virgolette, quindi è un tripudio di interista vaffanculo, è un tripudio di i cugini dell'Italia siete voi, speriamo di rimetterli nel culo tutti questi canti, questo fiato puzzolente che hanno. A fine partita, dai, viva l'Inter. Ci sentiamo dopo. Ragazzi, c'è poco da dire, il Milan ha meritato di vincere, più cattivi, hanno chi salta l'uomo, hanno un portiere strepitoso, giocano scorretti, così come bisogna essere scorretti nei derby, perché io non mi ricordo un derby dove finiamo con un'espulsione, con numerose ammonizioni. Il Milan ha meritato, bisogna dirlo, il Milan ha meritato, grande prestazione d'orgoglio della nostra squadra che è andata vicina al pareggio, miracoli di Magnan, un po' di imprecisione da parte nostra. Una cosa vi chiedo, oggi non è il momento, oggi appena finita la partita, appena sconfitti, non c'è bisogno di fare processi, dovrei incazzarmi molto, ma mi do 10 pizzicotti sulla pancia e rimando i giudizi alla decima di campionato, ok? Oggi la squadra è stata inferiore, c'è poco da dire. Loro arrivavano prima nei palloni, erano cattivi, erano furbi, erano scorretti, ma il derby così, il derby non mi interessa come vincerlo, bisogna vincerlo. E poi ragazzi, Leao si è inventato dei gol, inutile che diamo colpa alla difesa, c'è sempre merito dell'avversario, ha fatto un gol strepitoso. Anche se c'è da dire che in squadra nostra ci sono un paio di elementi che io neanche la panchina mi farei fare, ma oggi è il momento di stare vicini, oggi è il momento di accettare la superiorità del Milan. Va bene, cioè non va bene così, ma mi consolo con una coreografia nostra strepitosa, con tanto significato, con tanta cultura. Mi accontento di un tifo a partita finita con lo stadio in visibilio che inneggiava i nostri calciatori che ci sono venuti a gratificare. Vuol dire che vinceremo il derby, dai. Non è vedere sempre positivo, ragazzi, perché oggi c'è pochissimo di positivo. Però non è questa la situazione, l'ambito e il contesto per criticare. E vuol dire che vinceremo il derby di Supercoppa in Arabia Saudita. Viva l'Inter, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Viva l'Inter e onore alla squadra avversaria, mi pesa dirlo, che ha meritato. Per quanto riguarda i tifosi, invece, sapete che non me ne può fregare di meno, cioè. Li ho sentiti solo quando vincevano, gli striscioni irriverenti di scherno solo dopo il pareggio e non prima. Dobbiamo distinguerci anche per questo, dobbiamo distinguerci per questo e stare vicino alla squadra in questi momenti di merda, perché oggi veramente è una giornata, una pagina nera di questo campionato. Seconda sconfitta in 5 partite, è un bottino pesante e non bisogna appesantirlo con il nostro malessere. Tutto qui, vi chiedo solo di essere forti, riconoscere che ci sono anche gli avversari che possono essere più forti di noi. Viva l'Inter e viva Simone Inzaghi, ragazzi, perché già mi immagino, ma non perché Simone Inzaghi mi faccia tenerezza, perché ragazzi, il Milan, Simone Inzaghi non ha a disposizione un driblomane come Leao,
non ha a disposizione una squadra che 4 anni che lavora con lo stesso allenatore, non ha a disposizione un portiere strepitoso come Magnano, ma non solo per le parate, come dirige la difesa, come esce, come si impone nelle palle alte. E forse, se voglio trovare un cruccio, un piccolo difetto, dovrebbe insegnare alla nostra squadra a essere più scorretta, un po' più scorretta soprattutto in questi derby, più cattiva, addirittura più malvagia, più fallosa, più violenta. Viva l'Inter, ragazzi, avanti Curva Nord.